In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile La su Parallelo, come storia Carlo e Sfertuto. la ricerca al futuro. Infatti, sono questi contrasti, se ho capito bene, che Sono come tanti proprio. stranieri ho avuto questa sensazione quando sono arrivata come studente per la prima volta a Roma, di arrivare a casa in qualche modo, di trovare anche le Scoperta mie dell'Egitto. radici archeologico. Avviene più volte in realtà, cioè non è solamente quel momento che qualcuno lo scava con pala, piccone, carriola là diciamo, dentro al saggio archeologico che viene alla luce, perché quello è un oggetto informe che non dice niente, coperto di terreno. In realtà poi si lava, poi si scoprono i colori, si capisce che tipo di oggetto è, che argilla è, e si capisce un po' di più, si scopre di nuovo, magari c'è un'immagine, si vede in quel momento, poi viene al lavoro, sulla tavola di chi lo deve disegnare, chi lo deve studiare, misurare, pesare, comincia a raccontarsi un'altra Vedi questo volta, processo quindi della conoscenza che non finisce mai, no? Perché magari ricerca di anche base. Leibniz riteneva che il mondo presente sia il migliore di tutti i mondi possibili. E del resto, nulla vieta di pensare che la trasformazione dei congegni procede con troppa rapidità, cacciando l'umanità realmente in uno stato patologico collettivo, dice Gunther Anders, nell'uomo è antiquato. La ricerca di base, come l'arte, segue l'intuito naturale dell'essere umano. Distorsioni si Ah, hanno beh, forse nel. è una bellissima introduzione. C'è un Azione. aspetto che mette insieme queste due cose, anche se apparentemente non sembra, perché a volte quando uno parla di tecnologia si dimentica della ricerca di base, e chi fa ricerca di base a volte non vuole sentir parlare del trasferimento tecnologico perché dice: ma io sto cercando di capire qualcosa, poi se ne verrà qualcosa di buono, bene. Interessanti tutte e due, diciamo, queste prospettive. Ma in mezzo, in prospettiva futura, però, c'è una cosa estremamente importante ed è l'acquisizione, la difesa dell'acquisizione della conoscenza. Ma della conoscenza dei Secondo me fondamentali, ha raccontato ragione. benissimo in un bellissimo libro uno dei padri della meccanica quantistica, Paul Dirac. La bellezza è il metodo. Dalla caverna al grattacielo, la Alla spaziale della casa accoglie la fisicità dell'essere umano. Nelle case, tra arredi, percorsi, illuminazioni, gli utensili, dal coltello di pietra alle TV a pixel auto illuminanti, sostanziano I il romani in progresso. qualche modo erano nostri precursori, essendo prima società non industriale, ma comunque che producevano oggetti Gli storici standardizzati in massa, sono quindi lì, cellule di memoria dell'organismo. Umanità. scalando verso il Big Bang, no? Quindi la fisica fondamentale studia proprio questo viaggio della luce attraverso questo universo espanso per cercare di capire, attraverso quello che è successo nel passato, quello che sarà il Come diceva futuro, Simone de no? Beauvoir, non si nasce donna, ma si diventa. Quindi sono proprio gli strumenti con cui si costruiva la donna come un genere culturalmente, diciamo, appunto, Bello, interessante, hai creato. detto questa cosa del quasi, tra virgolette, Ma dell'obbligo, della quando citi bellezza, no? Matrix, entriamo apparentemente in un mondo nel quale non pensiamo effettivamente di entrare normalmente. Ecco, questo è un aspetto del quale forse tratteremo tra un po', ma sul quale sono importanti i due aspetti che abbiamo appena trattato. La robustezza, diciamo, culturale di preparazione della ricerca di base, che offre il dato, la fotografia o la formazione dell'immagine, che però è basata, diciamo, su un dato reale, e poi la presentazione a qualcuno in una o in forme differenti per potergli fare cogliere qualche cosa mettendo insieme elementi diversi. Se questi elementi diversi vengono messi insieme in modo, Berkeley, mi permetto di dire, Scriveva. nel Trattato per la visione, non sono particolarmente d'accordo, ma era interessante il punto di vista, che ciò che vediamo sono le immagini dei fantasmi che abbiamo già in mente. A dire, riusciamo a vedere solo quello che conoscevamo in qualche modo già. La dilatazione del senso di meraviglia, la dilatazione della conoscenza, è questo quello che porta.
Incontemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.